Postmodernissimo presenta. Rigorosamente indifferita dalla 71esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, due quarti del Bar Traumfabrik e altri loschi figuri in La Sera Leoni. La Sera Leoni, Bar Traumfabrik da Venezia 71 per il postmodernissimo. Anche se siamo di mattina, dunque più coglioni che leoni. Oggi è mattina, non è sera, ma va bene lo stesso. Ma perché la coglioneria c'è stata. La coglioneria c'è stata ieri, anzi, sappiate, vi sveliamo questa retroscena. Stavamo registrando la puntata, ci sono stati dei problemi tecnici, ma è passato, oltretutto nel frattempo, Owen Wilson. Sì. L'ASL ha cercato di fermarlo. E potete vedere adesso, la regia vi fa vedere le immagini del tentato assalto a Owen Wilson, che è passato e non ci ha degnato. Ha semplicemente detto ciao Matte. Ha detto ciao Matte. Bene, di che cosa si parla? Si parla dei due dei film principali che abbiamo visto al secondo e il terzo giorno, cioè ieri e l'altro ieri. Cominciamo da She's Funny That Way di Peter Bogdanovich, regista di Paper Moon, di Soprano. Bellissimo. Con Owen Wilson, Jennifer Aniston e Imogen Potts, una commedia alla Woody Allen dei tempi migliori, molto divertente. Si dice sempre così, quando... Si dice così, ma è così. Ma invece l'argomento principe, diciamo il film di ieri, il film principale di ieri è stato Anime Nere di Francesco Munzi. Allora, Anime Nere di Francesco Munzi è sicuramente il film italiano più atteso di questa prima parte di festival, e non ha deluso, perché il film è... Di solito quando si parla di 'ndrangheta o di mafia, insomma storie di questo tipo, è facile scadere nel già visto. Invece è un film molto sorprendente, con delle ottime trovate, diciamo, di sceneggiatura, di soggetto, ma... sia nella parte iniziale che nel finale, che sono sicuramente sono dei momenti belli, di cinema bello. Una sola cosa su Munzi: uscirà in sala a brevissimo, a metà settembre, e sarà distribuito dalla Good Film della famiglia El Khan. Speriamo di trovare qualche scoop della festa, perché ieri sera c'è stata una festa in gran tiro organizzata dalla famiglia Elkan proprio per l'uscita di questo film, dunque abbiamo i nostri inviati anche lì. A proposito dei nostri inviati, per questo film, Anime Nere, abbiamo anche una clip, una testimonianza di una persona che ci ha lavorato, cioè una perugina in Calabria. Sì, ci ha raccontato un aneddoto molto molto non divertente, particolare, di quella che è stata la loro esperienza sul set. Sul set, e ce lo sentiamo adesso. Giulia, tu hai lavorato in produzione nel film di Francesco Munzi, Anime Nere. Hai qualche aneddoto da raccontarci? Sì. La truccatrice, che era una skinhead di Roma, nel momento in cui abbiamo richiesto che fosse firmata la 626, l'ex 626, la legge della sicurezza, ci ha guardato con una faccia un po' scocciata, ha alzato un piede e ha tirato fuori un chiodo grande così dalla scarpa. Ci stava girando da due giorni aspettando che qualcuno le chiedesse di fermare la 626. E non ve l'ha piantato addosso? Non ce l'ha piantato addosso, soprattutto non l'ha ancora firmata. Bene, grazie Giulia D'Amato. E a questo punto due parole sugli altri. Due parole sugli altri. Postmodernissimo, due parole. Dicevamo, gli altri film di questi due giorni. Film, come dice il nostro Laszlo, piccoli ma necessari. Ma non lo dico mai. Sì, sì, l'hai detto, non ti vergognare, lo dici sempre. Allora, Ivan, tu che cosa ci raccomandi? I tossichelli a New York, cioè Heaven Knows What, dei fratelli Safdie, Josh e qualcosa. Giacomo, non è piaciuto a me molto, soprattutto i primi 10 minuti e la fine, soprattutto la fine. È un film a metà tra Vincent Gallo, ma non posso, e Amore Tossico. E Amore Tossico 2.0. A New York. A me è piaciuto. È arrivato Marco Della Torre, lo invitiamo a sedere. Prego. Al tavolo. Marco Della Torre è con noi. Siediti, non cadere in acqua. Siediti, buttati nella darsa. Un altro film che abbiamo visto ieri è il documentario di Ulrich Seidel. Qualcuno che conosce il tedesco ci dica come si dice. Il documentario si intitola Im Keller, in cantina, nella cantina. La cantina è un luogo fondamentale nella famiglia austriaca, e scopriamo con Seidel che non tutte le cantine sono come dovrebbero essere, ossia un semplice deposito di oggetti di munizioni. Anzi, a quanto pare in Austria le cantine sono piene di matti. Ma abbiamo un contributo, perché Marco Della Torre ha incontrato una persona uscita dal
dalla visione di questo In Keller e l'ha intervistata per me. Prego. Prego, regia, mandate la clip. Ma scusi, possiamo disturbarla? Ah, buonasera, buonasera. Buonasera. Ma ho sempre tempo per Marta Favoletto. Dica, dica. Senta, ma per caso oggi ha visto In Keller? In Keller intende dire quella sorta di documentario nelle cantine degli austriaci. Esatto. Sì, l'ho visto oggi. Devo dire che è un film alquanto curioso, molto particolare, che non ci ho capito molto, però ci sono tante cose strane, simpatiche, per esempio nazisti imbriachi, gente che si infila dietro di tutto, serpenti quagnini sorci, insomma una serie di cose, di eventi scoppiettanti. Intrigante. Diciamo un film per famiglie, ecco. Andatela a vedere, io purtroppo adesso un attimo a fare, c'è la signorina della stella con la quale stavo intrattenendo un discorso. Prego, prego. Vi lascio e ci sentiamo. Ci mancherebbe. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Velocissimo, rientriamo con questo grande contributo di Optimus Prime, il nostro fedelissimo amico, fedelissimo amico che forse recensirà ormai anche sono altro. Parecchi anni che viene lì, sì, lo sì, incontriamo tutti gli anni e ci andiamo in rapporto qui con lui. Vale. Detto questo, no, posso dire due parole sul film più bello visto in concorso, che è Tales, della signora del cinema iraniano, che controlliamo, come ci ha suggerito il nostro critico pregiudiziale Albertino, bisognava pronunciare in sala signora, basta, non diciamo altro, e questo lo aggiungerete. E sarebbe Rakshan Banietemat, un film veramente veramente importante e bello, semplice, piccolo ma necessario, semplice film che però ci introduce in maniera emblematica quella che è la cultura iraniana e quelle che sono insomma le situazioni che vivono uomini e donne in quel paese quotidianamente. Un po' uomini e donne, come un po' uomini e donne iraniane. Sì, c'era Maria De Filippi iraniana. Esatto. Lei ha appena visto Al Pacino, giusto? Io ho appena visto Al Pacino, che tra l'altro ha appena fatto il fotocall lassù in cima. E adesso in teoria dovrebbe passare qui dietro di noi. E allora noi lo andiamo a cioccare. Magari anche voi lo vedete da lontano. No, non adesso lo andiamo, attraversiamo il canale a nuoto e lo andiamo a beccare. E io già beccato. Comunque, Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Ivan Joselito Frenguelli, Marco Della Torre Estrarre. Vi salutiamo, vi rimandiamo alla prossima puntata di La Sera Leoni. Guardate le pagine Facebook di Postmodernissimo e di Bartram Fabrizio. Abbiate pietà e supportate Postmodernissimo. Non esageriamo. E vi lasciamo con un saluto di un personaggio che ha voluto sostenere Postmodernissimo almeno a parole. Chissà, speriamo anche nei fatti, e mano al portafoglio. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao Marcone, ciao. Arrivederci. Mi ricordo il Lilli che era fantastico. Il Pavone c'è ancora, no? Quello dietro grande che ci facevano i film western a luglio. Turreno era favoloso. Il Modernissimo era solo cinema d'essé. E ce n'è un altro che andava sotto, che il Mignolo. Facevano no porno, soft erotichelli. Tutti hanno bisogno di cinema, il post modernissimo ha bisogno di tutti. Grazie.